Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Facciamoci una daily, che è un po' che nonne. Allora, non è un piano doppio. Se droppiamo un cuore, sarò ben felice di usarlo. Ok, un cuore c'è. Questo vediamo se riusciamo a rerollarlo. Intanto ci andiamo a prendere dei danni. Perfetto. Che ci aumenta il danno base. Vediamo se finendo 25 HP c'ha sto coso. Vediamo se c'è possibilità di avere bombe in questo livello. O se hanno deciso che per noi nada bombe oggi. Purtroppo con Sansa non faccio mai delle gran run a livello di punteggio perché prendo un botto di danni. Cioè, li prendo volutamente. Scoppio le cacche nella speranza di vedere monete per poter rerollare il gordino. Una sola moneta ci facciamo ben poco. Possiamo provarci, ma solitamente non basta. E allora ce lo prendiamo perché non ho intenzione di tornare indietro, a meno che non serva quel cuore. In più, zero danni presi, non abbiamo cuori blu e quindi mi sa che il patto solo sogniamo allegramente anche. Vediamo se riusciamo a... Ok. Ok, dovrebbe bastare. Possiamo scendere e vedere se... No, niente, vabbè, addio patto. Oh, niente, oh. Non una chiave, non... Vabbè. Ridammi il mezzo cuore almeno. Oh, eccola la chiave. Chiave che ci dice shop. Che ci dice Polifemo. Va benissimo. Mezzo cuore mio. Ci dovresti dare dei cuori blu che non prenderemo. E il cuore blu ce l'hai dato, ma ci ha dato anche il patto. Il patto che ci lascia a un cuore. Boh, prendiamo pure danno, tanto è uguale. Che ci lascia un cuore. E a questo punto ci tocca per forza tentare di fare questo. Allora, abbiamo 15 di danno. Ci andiamo dopo.
Dimmi che è una buona pillola. Perfetto, grazie. Un'altra speed down. Beh, come dire di no. Un cuore inutile. Io quello lo vorrei. Però non ho bombe. Il gioco ha ben deciso di non fornirmele. Bomba. Ok. Adesso il danno non so quant'è, ma è notevole. Sì, è notevole. Sappiamo che esiste. Chiave. Ok. Dimmi che c'è stanza di oggetti. E invece no. Quindi la stanza di oggetti dov'è esattamente? Perché vorrei vederla. Ci potrebbe essere un HP che schifo schifo non fa. Ma qui c'è uno shop che non è molto utile. Ah, quindi è proprio di là, perfetto. Ok. Ci dovremo fare per forza di cose questo tragitto orrendo. E siamo morti, cioè abbiamo un HP. Cioè siamo morti relativamente, però. Mi sta bene. Sta bene. Qua potrebbe esserci. No, non ci potrebbe essere niente. Qua potrebbe esserci la stanza segreta. Magari ci sono bombe. O magari c'è un centesimo che può essere interessante per prendere un cuore blu. Perfetto. Allora, boss probabilmente doppio. E invece è quadruplo. Ok, non mi aspetto la stanza. Questo potrebbe... Non ci ha dato un cuore in più, quindi è probabile che ci abbia dato un cuore in meno. Quindi stiamo con mezzo cuore blu. No, con un cuore rosso. Ok, non ci ha cambiati i cuori, almeno quello. Qui non ci dice niente. Non ci serve. Tu che dici? Sì. Piace. Certo, una di quelle due potrebbe essere una telepills, per esempio. Merda. Ci può uccidere? Non credo. Infatti uccidere non ci poteva uccidere. Però qui dovrebbe esserci qualcosa di molto interessante. Uso sconsiderato? Forse sì.
Two of Diamonds. La bomba non ti avevo visto. Il mezzo cuore me lo prendo volentieri. Non era fondamentale fare questa giocata, ma vorrei vivere. Mi ero incasinato con i tasti, decisamente, l'avrete sentito sicuramente. Qui potrebbe, e invece no. Visto la stanza degli oggetti, cerchiamo la stanza degli oggetti. Quando abbiamo preso tutto sto speed up? Con sto aggeggio? Questo. Party time. Non lo so. Sì, ce la spreco una bomba. Preferisco avere un equilibrio tra bombe e chiavi rispetto che avere due bombe. Più che altro per vedere, anche senza consumabili aggiuntivi nel prossimo livello, l'item room del prossimo livello. Allora, Depths 1. Siamo un po' in ritardo. Incredibili, altrimenti, per carità, è tanto il danno con Technology, ed è penetrativo, che non è male, però non si sa mai, potrebbe essere interessante. Ero quasi convinto di shottarlo perché erano tre i colpi. Vabbè. Avevo fatto il conto che erano tre. Assolutamente sì. Vediamo Gish che ci dice. Ci si è messo un po', The Mark per aumentare ancora di più il danno. Quello che volevamo vedere l'abbiamo visto. E scendiamo. Bisogna arrivare da qualche parte. Non abbiamo ancora capito dove. Solo due colpi, ancora va bene.
Muori? Grazie. Tu qua non ci arrivi neanche se preghi in sanscrito proprio. Un luck up, not bad. Non ci sono tinted, no. Non ne vedo. Ce n'è qualcun altro, no? Sì. E tu? Qui anche zero tinted. Non è facile vederle, le tinted. Samson Chain. No, ce l'ho già quell'effetto lì. Boh, stanno bene lì. Che palle. Io vorrei vederla, ma perdere un cuore intero un po' mi ruga. Se trovo altre bombe, preferisco. Era meglio una bomba. Morire, grazie. Sempre una bomba avrei gradito. Bomba. Ok, shop a sto punto. Non so esattamente dove sia lo shop, ma... qua. Bomba qui, bomba qui, bomba lì. Quindi dovremmo riuscire a fare il giochettino. Tre bombe per un cuore. Ah. Non ho sentito la voce, mamma. Ma no. Oh. Ah, io lo prendo anche, ma sappiamo che moriremo qui, eh. Siamo consci. Dove sta? Qua. Ce n'è un'altra, eh? Merda.
Dai, 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 dai. Che palle. Ci poteva essere uno più lento. Ah, il cuore vuol dire che l'ho beccato alla fine. La storia del range infinito aiuta, eh. Ok. Dov'è? Glaucoma. Qua tinted no. Beh, quantomeno la vostra ce l'abbiamo fatta. La possibilità di intaggappi è sempre tanta roba. Ci dobbiamo provare. C'è mega fatti, non mi ricordo. Lui, quello super veloce. Che effettivamente possiamo rallentare. Quello eviterei di prenderlo se mi fosse data l'opportunità di farlo. Inutile. Utile, mazza no, ma grazie, è proprio quello che mi mancava il range. Avendo range infinito, è esattamente quello di cui avevo bisogno. Capi tu. Merda.
Non dico di no. Se stanza era un po' rotta il cazzo, detto così. Non ho capito cosa che esplode. Non ho capito cos'è che esplode. Perché c'ho fruit cake? È probabile. Moriremo così, niente. Andato. Ho detto che moriremo così. Ci abbiamo Elemental, credo. Mi conviene fare altre stanze, sperando che droppi i cuori. È imbarazzante sta combinazione. Che cosa brutta. Niente, ci affideremo a lui. Anche un danno che fa cagarissimo proprio. Beh, è utile, no? È imbarazzante sta run. Admetto che devo fare una cosa del genere. Santo cielo. Sì, sì, ci abbiamo alimento. Dobbiamo fare un sacco di stanze. Perché mi sembra abbastanza ovvio. Sì, lo so che c'è la stanza lì, grazie. Abbiamo anche Blue Baby Only Friend. Ma non possiamo spostarlo. Ma dimmi tu. Ma c'abbiamo un sacco di cose fiche. Il problema è Fruit Cake. La run più lenta del mondo è diventata, ragazzi miei. Meglio strength. Ma sì. Rompilo. Non me l'ha data completata. Perché posso... Ah, perché non è un buco. Onesto. Mi serve più range. Tutto lì. Non ho possibilità alcune di vincere. Quindi io direi si usa strength. Si lanciano un par di bombe. E si va alla spera in Dio. Vedo altro modo. Qua alla fine aveva rerollato, ma non c'era niente per terra, no? Una chiave, monkey spaw. Niente. Qua sì, invece sarà anche la stanza super yeah, ma infatti è inutile.
l'ha data fatta secondo voi? Stranamente. La cap. La cap è un par di valli, vero? Avrei preferito una KP. Allora, in quella posizione brutto brutto non è. Ma dimmi tu se devo far far tutto a Gemini. Gioca a schivare i mob. Prima o poi. Poi tanto c'era un cazzo in quella stanza. Potrebbe non essere così terribile. Un po'. Se riesco a romperle tutte e poi perdo il cuore nero, mi può anche stare bene, tra virgolette. Certo, far fare tutto a Gemini, santo padre, non è proprio il top della vita. Un attimo. No. Dimmi che c'è un'altra stanza a dado, no? Qua non ci si è posizionata la farfallina e quindi vuol dire che non è una stanza di quel tipo. Fatica per arrivarci. Lì non ci sono posizionata. Qua quello è uno speed down oltretutto, per carità, a meno che non abbiamo un cazzo. Vabbè, ci abbiamo pure con Joined, quindi facciamo anche un sacco di danno in realtà. Ci abbiamo anche un sacco di fortuna, quindi dropperemo anche spesso. Il problema è che... Coned. Cazzo, Coned lo voglio. Ce la faccio. Ah, t'ho visto, ma non saprei come raggiungerti. No. Scoppi, grazie. Qua non c'è niente. Questa stanza è la follia.
veramente la follia. Adesso il cuore voglio sapere come un batto. No, spiegamelo. Non spiegamelo come un batto. No, perché sono abbastanza curioso. No, sono curiosissimo di sapere come lo batto al cuore. È impossibile, ragazzi, cioè non ho capito. Perché ho usato la stanza numero 6? Spiegatemelo. Era una tanto bella partita. Sarebbe andata fino in fondo. Vabbè, ragazzi. È bello anche per questo, Isaac, alla fine, dai. Grazie a tutti per aver visto questo video. Ci si vede alla prossima. Ciao a tutti.